Ma questo lo vedremo, se l'Udinese è una squadra di Pippi o no, e anche però se stiamo difendendo meglio. Io non sono, io lo premetto, io non sono impazzito, io non sono di quelli che hanno pensato dopo la prima, ragazzi, un'altra Juve, l'abbiamo già detto con mister Magnanelli, tutto è diverso, ovviamente lo sapevamo andando a prendere il più grande mister sulla della storia, però cosa ci tocca vedere, cosa ci tocca fare. Romeo, a te come è parsa la prima? Sei di quelli che dicono qua davvero qualcosa sta cambiando o dei molto prudenti come me? No, non sono molto prudente, è cambiato già qualcosa perché si era già capito dalle partite del pre-season. Il problema, Max, è che voi non le avete viste perché tu eri sempre in Grecia, Andrea era in ferie, Virginia era a fare bisbocce in giro in Corsica, e quindi bastava vedere le partite, ragazzi, bastava vedere le partite. Real Madrid, Atalanta, poi Juve A, Juve B, è stato divertente, no. Basta. Ah, lì ho visto un grande Caio Benzema Giorgio, che è veramente notevole. Bello, No, onestamente a livello tattico si era proprio capito come la Juventus stesse lavorando su basi differenti. Poi è chiaro che adesso sarà la continuità a sancire o meno la bontà del percorso. Però a livello tattico è una squadra differente, è una squadra più coraggiosa. E credo che sia bastato quasi inserire un solo nuovo calciatore, Cambiaso, per trovare anche la giusta connessione con Chiesa, per alzare il baricentro, perché poi c'è tutto uno spiegone che ve lo potrebbe fare Luca Mobrano e non ve lo farò io, c'è GB Tattica, come si chiama il vostro format, che lo spiega molto prima bene. Prima non dire vostro, è un format di Luca Mobrano, si chiama Zona. Ecco. Però il fatto che sia stato inserito Cambiaso, che entra tra le linee, che fa quasi la mezzala giunta, che quindi consente a Chiesa di andare in ampiezza, di svariare un po' su quel lato del campo, e già quell'accortezza là consente alla Juventus di avere un baricentro più alto e di poter avere un'aggressione più significativa. Quindi io no, sono molto molto fiducioso, perché il primo tempo di Udine mi è piaciuto tantissimo, ha ragione Andre, l'Udinese è una squadraccia, questo va detto. Mamma mia, ma veramente scarsi, ma quei gol che si sono mangiati, soprattutto quello di testa davanti a Chesney, cioè quello forse anche Luca Mobrano. Hanno perso tanti calciatori, ragazzi, hanno perso comunque Udogie, Pereira, Becao, togli tre o quattro calciatori di questa caratura, l'Udinese fa fatica, li hanno messi dentro alcuni giovani che al momento sono acerbi, quindi non mi esalto per aver battuto l'Udinese, ma sono molto ottimista sul fatto che la Juve abbia cambiato atteggiamento, ecco, questo sì. Quello è vero, perché poi ieri alla fine, io devo dire la verità, mi sono recuperato il primo tempo, mi sono abbonato appositamente a Juventus TV per guardarmi la partita intera, e il primo tempo onestamente abbiamo giocato proprio un altro livello. La cosa bella è vedere quei due lì, perché hanno detto di Weah che non ha giocato un granché bene, cioè, io l'ho visto sempre bene in mezzo al campo, anche lui, cioè sono forti, perché è come se avessimo, visto che diciamo sempre che è fissato con le mezzali Allegri, no? È come se avessimo trovato quasi due mezzali in più, e per questo secondo me si è trovato bene anche McKennie quando è entrato, perché è un ruolo che gli va più a genio, quindi è interessante questa roba nuova del nuovo mister. Ma è anche il coraggio che deve avere la Juve, perché io posso anche accettare di trovarmi due o tre volte l'uno contro uno Bremer e Beto, e quello fa parte del gioco, però la mia mentalità deve essere settata sul fatto che io possa costruire 7, 8, 9 palle gol, che possa fare 4 gol, possa fare 3 gol, chi se ne frega se poi ne becca un altro. E a me questo coraggio è piaciuto molto, perché a campo aperto vai a rischiare, saranno più i benefici alla lunga di aggredire a 30-40 metri di campo anziché le preoccupazioni di poterti ritrovare poi la squadra avversaria che va a crearti l'occasione. Ci sta, fa parte del gioco, ma io intanto impongo la mia identità, ti presso a 40 metri con la difesa, e poi sono convinto che con i giocatori che ho saranno più benefici alla lunga. Poi onestamente si è vista anche una grinta che mancava un pochettino. Quello sì, cattiveria, grande voglia di rifarsi. Rispondo a Sebastiano, dice, cioè su Juventus TV puoi vedere tutte le partite della Juve, non le puoi vedere in diretta perché altrimenti logicamente cesserebbe il problema di DAZN non DAZN, le puoi però vedere tutte quante full match quando sono finite, questo sì, quindi a me è servito il full match, volevo rivedermela. L'intera partita, il full match è l'intera partita, esatto. Sapete che lui sa le lingue, quindi devi dire full match. Anche Max, avete visto come ha esultato il gruppo quando Alessandro si è procurato quel rigore? Cioè la cattiveria agonistica, l'unione, io ho visto una squadra, con i suoi pregi, con i suoi difetti, ma questa è una squadra a livello anche di unione. E nella passata stagione non erano stati tanti gli episodi che mi lasciavano portare. Però quella è l'abitudine al furtarello, no? È la bellezza. Il rigore non c'è. Tutti siamo ancora noi, siamo tornati.
Siamo, oggi, ragazzi, ho visto un tweet di Pistocchi, ragazzi. Ero lì per scrivere. Poi ho detto, no, ma chi te lo fa fare? Cioè, la Juventus per il suo brand arriverà certamente nelle prime quattro. Stavo veramente per scrivere tutto un trattato sull'Italia, sul paese, dicendo, tu ci hai raccontato il calcio per 30 anni. Poi ho detto, lasciamo perdere, ma veramente il veleno dalla prima giornata per avere i like, sempre fondato sull'odio per una squadra di uno che ci ha raccontato il calcio per 30 anni. Poi ho detto, Massimo, ma qual è la novità? Cioè, perché stai scrivendo questa cosa? Lascia perdere, e mi sono salvato la mia giornata e non ho risposto, ma veramente, ma una roba, ragazzi. Massimo, tu eri forse piccolino, insomma, non di tanto, ma all'epoca noi eravamo in buona fede. Cioè, quando noi sentiamo le pagelle di Ziliani, dicevamo, che simpatico, capito? E anche Pistocchi. Voi, no? io ero sempre già sospettoso. Mamma mia, poi ci pensi, dici, oddio mio, ragazzi. Io compravo Controcampo, prima di andare a scuola compravo il lunedì Controcampo. Quindi sono d'accordo con Andre. Cioè, mi piacevano. Non eravate duri come me. Mi sono persa delle belle perle, via. Sì, esatto, poi era Vinci, capito? Ragazzi, no, infatti no, una volta al mese no. Una volta ho pesato ogni 2 anni, posso rispondere uno di questi qua? Variale ogni 12-15 provocazioni in cui mi cita, posso farne una. Pistocchi non mi ha citato, ho detto, ma una su 100 cose di cui mi capitano davanti, non lo seguo ovviamente. Si può rispondere, dire, ma non offenderlo, ovviamente ragazzi, non offendete mai nessuno, non è che si debba mai offendere qualcuno, ma proprio dirgli, ma c'è racconto del calcio per 30 anni, ma cos'è questa cosa, la prima giornata per avere altri like, altro odio verso una squadra, boh, vabbè, comunque non è interessante questo. E no, io, sapete qual è il mio dubbio sulla prima? Io premetto, eravamo con Virginia qui, dopo la prima l'abbiamo già commentata e abbiamo già detto, giustamente, se dopo un 3-0 netto, dopo 45 minuti, finita così, alla fine uno comincia a dire, ma se avessero segnato così vuol dire che basta, non c'è più un momento per essere contenti, si vuole solo far polemica. Polemica è tutto. Detto tra noi, però, che siamo accusati di essere aziendalisti, ve lo dico da tifoso eternamente pessimista come me, noi segniamo al primo minuto, troviamo un rigore, a parte gli scherzi, troviamo un rigore dopo 10 minuti o dopo quant'era, è chiaro che la partita si mette bene, abbiamo il merito di fare il terzo a partita a primo tempo finito, il secondo però ci sono 5 tiri da fuori, 3-2 miracoli di Szczęsny, 1 Lovric la tira fuori là, cioè io vi chiedo, il 3-1 al 57esimo, poi la complica come gli anni scorsi o no? No, dite, va bene. Era pareggiata anche questa, sì. Dopo aver visto quella famosa col gol di Ronaldo annullato all'ultimo secondo, quella iniziamo con doppietta di Dybala, no? Pensavamo di esserci messi in tasca il campionato, perché iniziamo così, se non ricordo male. Sì. Io tra l'altro ero nella tua Grecia, Massimo, in quel momento lì, mi vidi quella partita. E chi se ne frega, per così no, dire. Pure due in Grecia, forse. Sì, vabbè, ma comunque ora non credo che siamo tutti interessati. Comunque, vabbè, fatto sta che, dai, con l'Udinese la potevamo tranquillamente pareggiare anche stavolta. Per fortuna abbiamo fatto il terzo. No, beh, dai, però abbiamo fatto 3-0. Ora dire che la possiamo pareggiare è una vergogna di racconto. Abbiamo fatto il terzo. Ho detto, è finita lì, però se a me mi dici ti sentivi tranquillo dopo il 2-0, ma mai nella vita. Cioè, io non mi sento tranquillo mai in generale, però sul 2-0 non ero tranquillo, cioè non mi bastavano i 2 gol e il nuovo atteggiamento, perché dicevo chissà quanto dura e stavo solo sentendo la radio e non lo stavo neanche vedendo. E poi alla fine è vero che ci siamo, abbiamo un po' sofferto il secondo tempo, però bene così, normale. L'anno scorso vincevamo, quanto abbiamo vinto col Sassuolo? 3-0 l'anno scorso pure? Sì, la prima. E vedi, però pensavo gli episodi che ha citato Max sono reali, cioè Szczęsny ha fatto 2 belle parate su Lucca, però io questa volta proietterei il nostro focus proprio sulla proposta calcistica della Juve, sulle cose nuove tattiche, perché c'è tanto di nuovo e tanto di buono. Poi io non sono sicuro che questa squadra sarà in grado di lottare per lo scudetto, se oggi mi chiedete chi sono le mie favorite vi rispondo certo. Napoli, però vi dico, si vede che al primo impegno ufficiale la squadra riproposto quanto di ottimo aveva fatto vedere nel precampionato, quindi significa che si è lavorato bene in questo mese. Certo. Questo è un segnale positivo, cioè l'allenatore chiede delle cose e il gruppo le fa. E a livello tattico sono tantissime le accortezze nuove, anche nel ruolo di Alessandro si sono viste 2 o 3 cose interessanti che secondo me andrebbero approfondite in costruzione. Cioè, io ho visto tanto di nuovo. È ovvio, lo ribadisco, che una rondine non fa primavera, quindi vediamo cosa succederà. No, volevo dire che secondo me fa testo tanto anche la rabbia con cui, cioè un concetto che potrebbe sembrare banale,
però la Juve dell'anno scorso e quella anche dell'anno precedente, secondo me in certi momenti mancava proprio di cattiveria. Cioè io durante la partita è vero soffrivamo perché comunque abbiamo subito alcune incursioni e nel secondo tempo abbiamo rischiato, però avevo la certezza che quella Juve non avrebbe pareggiato, non so come spiegare, la sensazione che avevo era che comunque non ci sarebbe stato un crollo emotivo tale da portare una squadra che era sul campo superiore sia tecnicamente che secondo me anche tatticamente. Non mi aspettavo, insomma, che avrebbe potuto subire 3 gol in un tempo da quell'Udinese. No, ma era giusta analisi la vostra. Sono io eternamente pessimista. E quando segniamo al primo, al decimo un rigore, così la partita tendo a vederla in un modo più critico. Ma la Juve è più di così che deve fare. 3-0, sì, avrebbe potuto fare un secondo tempo almeno con qualche pericolo in più in contropiede. Cioè, tu in quei casi ti abbassi, ma devi mettere paura altre 3 volte all'avversario, secondo me. Questo è mancato un po', a mio parere. Restiamo ancora un attimo, tra poco mercato, ragazzi. Cioè, qualcuno dice, Romeo ha già detto che non c'è mercato, che non c'è mai stato. Io posso dirvi una cosa? No, prima non l'ho mai detto, comunque non l'ho mai detto. Ah no, non è la frase, no, non è la frase, no. Ho detto una cosa che mi sembra che anche qua che corrisponda alla realtà. Giunta il 23 di agosto, la Juve ha fatto un acquisto, quindi non è stata un'estate scoppiettante che uno può mettersi qua a prendermi per il deretano e dire adesso la Juve farà scintille. Cioè questo, ho fatto un innesto, però... la Juve... Non... Però io vi posso dire, Romeo ce lo dirà tra poco, che lui considera ancora tutto abbastanza aperto, credo, no, Romeo? Ma tra poco ci andiamo... Apertissimo! Ecco, appunto, quindi per dirvi, tra poco ci andiamo sul serio. Sulle notizie, però, questa cosa di un attimo di campo mi interessa, perché, Romeo, voglio chiederti un parere, ovviamente anche ad Andrea, e Virginia ne abbiamo già parlato, ma se abbiamo curiosità, ovviamente gliele poniamo, gliele chiediamo... E questa, le frasi di Chiesa, Romeo, se arriviamo 3 giorni dopo, ovviamente tu sai, ci conosci, qua non si è fatta alcuna polemica, si è cercato di capire in quella rabbia nell'esultanza, in quel lascia perdere il penoso dibattito social su Magnanelli, Chiesa, le frasi, no, questa cosa penosa, sai che da noi non la trovi, però quest'anno se vinci è merito di Magnanelli, se perde è colpa di Allegri. Però ti chiedo, c'è Romeo una cattiveria tutta positiva o c'è qualcosa ancora da chiarire? Ti chiedo qualche... No, vabbè, io credo che poi Chiesa abbia vissuto un'estate molto particolare, perché cioè, se fosse arrivata davvero un'offerta da un club che avrebbe potuto trovare poi terreno offerte con ragazzo, non so di cosa staremmo discutendo oggi, perché io vi ho sempre raccontato, da quello che so, che è arrivata una sola offerta enorme per Chiesa dall'Aston Villa, di circa 70 milioni di euro, però offerta mai presa seriamente in considerazione perché il ragazzo là evidentemente non ci sarebbe andato. Quindi io ho visto nel gol la rabbia per probabilmente tante voci, tante frasi, tante cose dette e non dette, quindi ho visto la rabbia proprio di Federico. Sulle dichiarazioni post partita non ne farei un dramma, nel senso adesso non farei passare il messaggio che Chiesa abbia detto il nostro allenatore Magnanelli. Semplicemente Chiesa, ma è una cosa che ho riscontrato poi parlando con le mie fonti nel corso delle settimane, ha sottolineato come ci sia una proposta differente a livello di lavoro di staff, perché Magnanelli arriva in beccata di Allegri, cioè è la stessa cosa, se uno parla di Allegri parla di Magnanelli, se parla di Magnanelli parla del suo superiore, di Allegri, cioè è il lavoro di staff, perché uno avrebbe potuto citare Dolcetti, Trombetta, Padoin, è lo staff che sta cercando di proporre qualcosa di differente, e in questo evidentemente Magnanelli sta recitando una parte importante, perché subito si è integrato nei migliori modi, quindi questo sì. Andrea, tu, io te lo sai, ti chiedo sempre, ti qualifico come grande esperto anche di comunicazione. Chiesa sbaglia a farle? No. Le fa volutamente o ne sbaglia né c'è né alcun messaggio? No, secondo me ha voluto far capire semplicemente che c'è qualcosa di nuovo nello spogliatoio e che anche a livello tattico stanno provando cose nuove. Secondo me l'ha detta bene perché poi noi stiamo lì a spaccare il capello in quattro, ma non mi sembrano... Capito? Cioè noi facciamo tutto quanto abituati a tararla sui politici. Immediatamente un politico quando dice una frase vuole dire non il significato sotto, ma quello 2 strati sotto, no? Un calciatore è raro che faccia una cosa del genere, sono di solito molto più o proprio che non dicono di niente, quindi dicono frasi vuote, oppure se devono dire una cosa la dicono direttamente. Secondo me Chiesa appartiene a questo secondo filone, cioè lui ha detto la cosa in maniera molto
semplice, ha detto che ci sono delle novità tattiche introdotte, bene, insomma. Poi su Magnanelli spero di riuscire prima o poi a incontrarlo, perché noi siamo quasi vicini, nel senso che io ho una casa a Città di Castello, lui è di Castello, siamo proprio a pochi chilometri, già sto prendendo contatti col papà per vedere se riesco a portarlo a casa Juventus. Vediamo un po' che... sarebbe più che un onore avere mister Magnanelli. Posso fare una domanda a Romeo? Dici, se devi, falla. Che ti devo dire? Se devo, la faccio. Io invece volevo chiederti un po' di retroscena su come è stato preso da Chiesa la proposta, no, di giocare in questo nuovo ruolo, quello di seconda punta, perché da una parte sì, ci sono le dichiarazioni di un giocatore che dice mi trovo bene, ho segnato, insomma, quindi sembra che vada tutto bene, però c'è anche un giocatore a cui piace allargarsi e che, insomma, si è dovuto trovare una contromisura inserendo questa novità tattica di Cambiaso. Quindi volevo chiederti qualche retroscena su questo. Allora, secondo me proprio la cartina di tornasole emerge dall'innesto di Cambiaso, perché evidentemente lavorando quest'estate si sono accorti che con Kostic là si pesta i piedi Chiesa, perché tendenzialmente fanno lo stesso movimento. Poi hanno caratteristiche differenti, perché Chiesa è uno che ama andare dentro il campo, attaccare primo e secondo palo, Kostic invece è uno che tende ad andare in ampiezza proprio per caratteristiche. Con Cambiaso invece Chiesa riesce a giocare dove deve giocare, nella testa di Allegri, perché nella testa di Allegri, lo ha ripetuto anche a Udine, ma lo ha sempre detto, Chiesa è un attaccante, e ciò consente alla stessa Juventus di avere il giusto equilibrio, perché Cambiaso sa andare anche in fase di non possesso, cioè uno che può scalare tranquillamente a 4, e quando attacca non va a farlo nella stessa zona di Chiesa. Quindi i due si trovano divinamente, ma lo dimostra il fatto poi proprio anche dell'assist che viene dipinto per Rabiot. Quella è una giocata di due calciatori che sanno occupare i giusti spazi all'interno della stessa fascia. Esattamente, esatto. E ce n'è anche un'altra, proprio quella del gol di Rabiot è pazzesca, perché c'è Chiesa che prima fa quella scivolata meravigliosa per recuperare quel pallone, Chiesa, non so se ve la ricordate, no? La sì. Palla lo stava quasi prendendo, poi prende e parte come al solito, vede che dentro non c'è spazio, fa il tacco e sa che lì c'è Cambiaso e ce lo trova, e lui e Diego Armando fa il cross e lo mette sulla testa di Rabiot, eccetera. Ma anche l'altra azione, quella che c'è Cambiaso che fa una percussione pazzesca, poi penso che sia la sponda di Vlahovic, se non ricordo male, e Chiesa che purtroppo lì perde il tempo e non riesce a tirare, ma anche quella è una bellissima azione di fatto, ed erano da un'altra parte del campo lì, però è bello perché consideriamo che hanno un mese di lavoro, fra tre o quattro mesi quella fascia, a parte che è stata l'unica fonte di gioco contro l'Udinese, perché la Juve a destra non ha mai attaccato, UEA rimaneva molto più basso, la Juve spingeva tra le linee con Cambiaso e Chiesa, e per questo io dico che mi sembra che l'atteggiamento sia differente a livello attitudinale, ma anche tattico, perché è innegabile che ci sia qualcosa di differente. Stiamo a vedere, qualcuno mi ha fatto una domanda interessante. Vai, Virgi, volevi dire qualcosa, no, scusa? No, sull'esperimento Ealing Mezzala, perché ti ho sentito nel video che non ti lo voglio più vedere. Non lo voglio più vedere, potrebbe essere anche un modo per fargli provare, no? Ad avere un ruolo più alla Cambiaso piuttosto che alla Kostic. Io, quando avevo parlato con delle persone che hanno lavorato per portare Ealing alla Juve, che l'avevano quindi soffiato al Chelsea sostanzialmente, che non era riuscito a rinnovare il contratto, molti ritenevano che Ealing potesse fare un percorso all'Alfonso Davies, no? Quindi un giocatore di tutta fascia. Sì. E se io vedo quel percorso lì, stride con esperimenti che avevamo già visto in parte nella seconda, scusate il gioco di parole, parte di stagione nella scorsa annata. Ma Ealing tendenzialmente è uno che deve avere spazio, è uno che deve crossare, è uno che non è neanche fortissimo nell'uno contro uno, ma lo deve essere in velocità. Quindi metterlo, relegarlo, picchettarlo in qualità di mezzala, secondo me ne blocchi le potenzialità, perché non lo sa fare e secondo me non lo saprà mai fare.